Minardi, allora un'importante opera sta per avere il suo avvio per San Lorenzo in Campo, una seconda tranche molto attesa. Sì. Beh, eh, abbiamo finanziato come Regione Marche il completamento della variante di San Lorenzo in campo. Con l'assestamento 2017 abbiamo messo disponibili 500.000 euro per fare gli espropri, con l'assestamento 2018 il milione 7 che serve per fare i lavori. Quindi, 2.200.000 euro finanziati interamente dalla Regione Marche per completare quest'opera che di fatto è un'incompiuta un perché negli anni in cui si è realizzato il primo, il primo stralcio, il primo lotto, c'erano i vincoli di patto di stabilità e quindi pur essendoci risorse disponibili eh, non c'erano le condizioni per poterla realizzare dal punto di vista dei vincoli de che venivano dati eh, agli enti locali. Ora il finanziamento è completo, eh, per San Lorenzo in campo sarà una grande risposta, ma direi che è una grande risposta per l'intera vallata perché migliora... Eh, Complessivamente la viabilità di tutta la vallata del, del Cesano. Credo che sia una risposta importante. È in corso la gara d'appalto, il 29 di gennaio scadono i termini, per cui di qui a una settimana di 10 giorni sapremo chi sarà il soggetto che vincerà eh, la realizzazione dei lavori e quindi diciamo. Nel giro di settimane o al massimo un paio di mesi dovrebbero partire i lavori che eh, si dovranno realizzare in 211 giorni, per cui possiamo dire che di qui, salvo imprevisti, alla fine dell'anno e i primi del prossimo anno eh, l'opera sarà realizzata. Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto del nostro meglio, non è stato facile mettere le risorse a bilancio, ma ci siamo riusciti.